dirci che non siamo soli a questa battaglia, per dirci che quello che facciamo è qualcosa di cui si sente un forte bisogno in tutto il mondo. Quello che volevo fare nei minuti pochissimi che vi ruberò è cercare di spostare un attimo l'attenzione dai tanti, numerosi, evidenti e gravissimi problemi di diritti che esistono nel nostro paese e che abbiamo affrontato, spostarvi un attimo, spostare la vostra attenzione su quello che succede nel mondo. Non sono il primo a farlo, lo stesso professor Rodotà poco fa ci ha dato alcuni spunti molto interessanti, ma da una parte non posso non ricordare, scusate il ricordo del tutto personale, che esattamente 30 anni fa, in questi giorni, non mi ricordo la data esatta, ma era la fine di aprile del 1985, partivo per la mia prima missione internazionale. Andavo a combattere la carestia in Etiopia nel primo mio tentativo di combattere concretamente per i diritti di una parte del mondo molto difficile, che in quel momento era colpita da una guerra, viveva in un regime dittatoriale e subì la morte di 1 milione di persone per fame. Vi risparmio quanto male si lavorava a quel tempo, lo confesso, ripensandoci adesso mi vergogno della cattiva qualità, dell'approssimazione, della superficialità, del dilettantismo. Noi giovani europei che arrivavamo in quelle terre senza nessuna esperienza, senza nessun coordinamento, senza nessuna formazione, andavamo per manifestare comunque ovviamente il nostro impegno, la nostra solidarietà, la nostra voglia di fare qualcosa, forse anche la nostra voglia di avventura. Sì, è possibile. Però io avevo già 30 anni, ero una persona che già aveva superato forse certe fasi particolarmente avventuristiche della sua vita e si concentrava molto e sempre più, con sorpresa e con orrore, su quello che significava non avere diritti, qualcosa che per me era del tutto nuovo. Venivo da un paese comunque, il nostro, che non è mai stato la Svezia, che i suoi problemi li ha sempre avuti. Erano anche anni molto duri quelli, come ha ricordato anche Laura Bondrini poco fa. Però sbattere la faccia contro il non avere diritto al cibo, il non avere diritto all'acqua, il non avere diritto all'assistenza medica, il non avere diritto all'aiuto, contro la privazione totale, contro la disperazione, contro l'incapacità ormai anche di reagire a tutto questo, ormai si è troppo deboli, troppo consumati, troppo devastati dalla privazione, dalla negazione dei diritti. Ecco, questo per me fu un'esperienza drammatica. Immediatamente dopo mi trovai in India, dove un popolo intero era stato privato dell'acqua e viveva in condizioni disperate, ancora una volta. Beh, io non voglio farvi l'elenco degli orrori che ho visto, anche perché devo dire la verità, quando ci provo mi pesa molto farlo e mi capita anche di commuovermi, e quindi vorrei risparmiarvi questo penoso spettacolo. Vorrei ricordarvi però che tutto questo purtroppo non è finito. Sbaglierei e sarei bugiardo se negassi i progressi enormi che in 30 anni si sono fatti. Quando io ho cominciato a lavorare in questo mondo, era un mondo dove quasi tutti i paesi erano dominati da dittature, dove l'analfabetismo toccava credo il 70% della popolazione, dove le parole diritti e donna erano due parole talmente antitetiche che non si poteva mai pensare che la condizione delle donne potesse cambiare come è cambiata in questi 30 anni, in modo straordinario. Certo, ancora lontani dall'aver raggiunto gli obiettivi, ma sicuramente con dei progressi straordinari in questi anni. È anche vero che quasi tutti i paesi del mondo oggi sono governati da democrazie, sì, democrazie zoppe, democrazie insufficienti, democrazie con tensioni autoritarie, naturalmente, tuttavia sono posti dove si vota, dove ci sono le elezioni, dove sempre più si fa strada per i cittadini la possibilità di esprimere il loro punto di vista, la loro opinione. Il problema è che sento che stiamo tornando indietro adesso. Ve lo dico molto sinceramente, non solo da militante sul fronte dei diritti, ma anche da persona che per abitudine, per mestiere, guarda le cose del mondo. Cioè io non posso cancellarmi dalla testa
testa quello che sta accadendo in questo momento nel mondo. In questo momento nel mondo si rimette in discussione il diritto al cibo, che pure a metà degli anni Ottanta, dopo la carestia endemica a cui avevo partecipato, sembrava fosse ormai avviato ampiamente verso la risoluzione. Non ci saranno più carestie, ci disse allora il segretario generale delle Nazioni Unite. Questo è l'ultimo, ormai si coltiva abbastanza da procurare cibo a tutti. Beh, oggi il cibo manca di nuovo, e non perché siamo troppi, non perché non si coltivi abbastanza, ma perché il cibo oggi costa troppo. E ci sta qualcosa come 1,5 miliardi di persone che non si può permettere di comprarlo. Perché dal 2005 il cibo è diventato oggetto di speculazione finanziaria, il che ha provocato un raddoppio del prezzo del cibo in un anno, dal 2007 al 2008 e di nuovo dal 2011 al 2012. Quando un poveraccio spende il 70% di quello che guadagna per pagare il cibo, se il cibo raddoppia, l'unica cosa che può fare è smettere di mangiare. È negato il diritto all'acqua, ormai sempre più oggetto di ambizioni predatorie da molte compagnie private. È un'acqua che scarseggia sempre di più anche per gli effetti del cambio climatico, e la gente non sa più dove prenderla. In Africa oggi la media è di 22 litri d'acqua al giorno a persona, in Europa ne consumiamo 350, negli Stati Uniti se ne consumano 500, in California 900 litri d'acqua a persona. Non c'è più la terra, sta scomparendo anche la terra che poi è fondamento della tua legittimità di cittadino, un pezzo di terra, quindi ho una casa, ho un posto dove stare, ho un posto dove posso coltivare, procurarmi il cibo. Ecco, la terra oggi sta scomparendo per effetto dell'ungrabbing, quel fenomeno per cui grandi compagnie e alcuni paesi, soprattutto la Cina, stanno comprando terra nei paesi che non hanno altro da vendere, terra fertile, per coltivarla ed esportare il cibo altrove, certo non lasciarlo da dove c'è più bisogno. In tutto in un mercato dove, vi faccio presente, il mercato totale del cibo, parliamo di qualcosa come l'80% del cibo che viene prodotto, è controllato da 3 compagnie nel mondo. Vedo minacciare ancora di più la dignità, con gente che è sempre più spinta a vivere in condizioni inaccettabili per mancanza di alternative, a doversi procurare il minimo del reddito ricorrendo alle strategie di sopravvivenza più indecenti, più indegni, il furto, il contrabbando, la prostituzione per poter sopravvivere, o addirittura prestarsi a forme di schiavitù sempre più estese nel mondo. Oggi si parla di 200 milioni di persone nel mondo che vivono in condizioni di schiavitù. E vi assicuro che non c'è bisogno di andare in Sudan o in Chad o nell'Asia meridionale per trovare queste forme di schiavitù. Le troviamo nelle nostre campagne ormai queste forme di schiavitù, a danno degli immigrati irregolari che sotto il ricatto dell'irregolarità sono costretti a lavorare per poco niente. La protezione dalla violenza. Questa comunità internazionale che nel 2005 ha sottoscritto e approvato all'unanimità e fatto proprio dal Consiglio di sicurezza la responsabilità di proteggere i cittadini quando i loro stati non siano in grado di farlo, ha atteso 3 anni per una prima risoluzione riguardo alla Siria, dopo 200.000 morti e 4 milioni di rifugiati. Non ha fatto ancora niente per tutti quei paesi, la Repubblica Centrafricana, l'Iran, di tanti paesi, 5 paesi in situazione di conflitto oggi nel mondo. Questi sono paesi dove la gente viene uccisa per il semplice fatto che esiste, dove viene uccisa semplicemente perché è nata in un altro villaggio, perché è nata sotto un'altra religione, perché pratica un'altra opinione politica. E questo avviene in misura sempre più agghiacciante e preponderante. E la difesa anche, come ricordava giustamente il professor Rotano, la difesa dal profitto. Ma oggi siamo in un mondo in cui 60 persone posseggono la metà delle ricchezze dell'intero pianeta e non c'è nulla al mondo che possa spiegare e giustificare una tale sperequazione delle risorse. È un mondo sempre più difficile, sempre più schifoso, devo dire,
noi sappiamo questo molto bene, anche perché le grida, le lacrime, il sangue che viene da quel mondo arriva ormai tutti i santi giorni sulle nostre coste, con la fuga, con la crisi, l'immigrazione che porta ormai decine di migliaia di persone ogni settimana proprio sulle nostre coste. E questo ci dà anche un ruolo speciale nel combattere queste cose, proprio perché siamo noi i primi a vedere le facce di chi ha sofferto, di chi ha subito e di chi arriva qui coltivando una legittima e sacrosanta speranza di poter vivere in condizioni più umane, più vivibili qui da noi. Il nostro paese è un paese difficile per chi arriva come rifugiato, come migrante sulle nostre coste. Però è un paese che negli ultimi anni ha fatto anche un progresso straordinario. Io vorrei ricordare che cos'è stato questo 2014, questo anno incredibile iniziato con la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e che è continuato e che sta ancora continuando, in cui l'arrivo di un rifugiato che viene salvato dalle acque del mare non è più visto come un problema, ma come un legittimo orgoglio del nostro paese che ha saputo salvarvi la vita. E questo è la cosa straordinaria che anche noi come Amnesty abbiamo contribuito a costruire, un totale ribaltamento delle opinioni. I cittadini italiani oggi cominciano a sentire e a capire che cosa vuol dire essere un essere umano che fugge dalla violenza, dalla disperazione, che cosa vuol dire dover accogliere queste persone sul nostro territorio, che cosa vuol dire dover tutelare i loro diritti, che cosa vuol dire non avere diritti. Ecco, sono orgoglioso di appartenere ad Amnesty International Italia, sono orgoglioso di appartenere ad Amnesty International, un movimento mondiale che sta scendendo sempre di più sul terreno, verso quei paesi dove i diritti non ci sono mai stati, che sta piano piano costruendo una realtà veramente globale di tutela e di difesa dei diritti, in cui noi tutti abbiamo un compito fondamentale da sostenere. Parleremo ancora in questi giorni di assemblea delle nostre responsabilità, del nostro impegno e delle nostre possibilità di operare in questo senso. Ricordiamoci solamente che la battaglia dei diritti è una battaglia globale, è una battaglia planetaria, che ognuno di noi ha un ruolo da giocare e che non è solo il cortile di casa che ci deve interessare, ma quello che succede in questo mondo, che non manca di farci arrivare le conseguenze di tutto quello che succede proprio qui, a casa nostra. Grazie a tutti.